Buongiorno a tutti, siamo tre psicoterapeuti della Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Associazione di Psicoterapia Cognitiva Roma. Data la ricorrenza in questo periodo di quarantena del setting telematico, abbiamo pensato di approfondire questo tema cercando di evidenziarne i limiti e i vantaggi. Da qui e da diverse considerazioni si avvia una ricerca che brevemente ci presenterà nella sua struttura, nei suoi scopi la dottoressa Perdighe e successivamente nei risultati la dottoressa Albanese. È nostro, diciamo, piacere condividere con voi questo tipo di confronto che andrà avanti con degli altri incontri specifici. Nel frattempo vi presento la dottoressa Perdighe, che già molti di voi conosceranno, e la parola a lei. Quello che faremo è vedere una ricerca sul tema della terapia online. Infatti in questa fase molti di noi, anche chi non aveva mai praticato la psicoterapia online, si sono trovati di necessità a dover fare terapia online, visto che nella maggior parte dei casi era l'unico modo per continuare le psicoterapie. Confrontandoci con diversi colleghi ci siamo resi conto che molti di noi sono avvicinati a questa esperienza della psicoterapia online con un certo grado di scetticismo, preoccupazioni e timori. Una forma anche di resistenza, anche se poi di fatto, appunto, per necessità tutti siamo passati a questa modalità. Ci siamo a quel punto chiesti con i colleghi se questa nostra resistenza, questo nostro scetticismo fosse fondato in qualche modo su dati reali, su limiti veri della terapia online o no, fosse più che altro espressione di un nostro pregiudizio verso la terapia online, come se considerassimo questa forma di terapia una sorta di terapia di serie B da utilizzare solo quando non esistono alternative. Sulla psicoterapia telematica ci sono diverse credenze attive: è spersonalizzante, è poco efficace, non mantiene la relazione terapeutica o la minaccia, potrebbe interferire rispetto agli obiettivi, tutta una serie di bias che diversi colleghi sembrano aver avuto, che forse anche alcuni pazienti potrebbero avere. Ci siamo chiesti appunto, ma i dati che cosa ci dicono? E quindi abbiamo deciso di fare anche una nostra ricerca su questo tema. E l'obiettivo di questa ricerca è stato proprio chiedersi, ma l'idea che la psicoterapia online è fondata su esperienza, su dati, su quello che davvero succede in psicoterapia o su una sorta di pregiudizio? Quindi abbiamo appunto costruito questa ricerca a due facce, ovvero una ricerca che è orientata sia agli psicoterapeuti che ai pazienti, con gli psicoterapeuti e con i pazienti siamo andati a indagare la percezione di efficacia nella psicoterapia online, la percezione di eventuali difficoltà nella relazione, nel mantenimento di una buona relazione terapeutica, e questo appunto l'abbiamo fatto indagando questo sia sui pazienti che sui terapeuti. Non si tratta quindi di una ricerca di efficacia in senso stretto, ma è più che altro una ricerca sulla percezione di efficacia e sulla percezione del sentirsi a proprio agio piuttosto che a disagio con questo strumento. Adesso passerò la parola alla dottoressa Marzia Albanese, che ci presenterà i risultati della nostra ricerca. Il nostro studio è partito proprio dalla costruzione di un questionario ad hoc in due versioni somministrate online, e una versione è stata indirizzata agli psicoterapeuti con incarico pazienti attualmente nell'attuale situazione legata alla pandemia attraverso la modalità telematica, e l'altra versione invece è indirizzata ai beneficiari che hanno fruito proprio di questo trattamento. Le aree di indagine del nostro questionario sono state le stesse per terapeuti e pazienti, e dopo un'iniziale raccolta di informazioni generali che ci ha permesso di identificare meglio il campione raggiunto, abbiamo voluto indagare l'adesione al setting telematico, l'applicabilità e il beneficio delle tecniche e delle metodiche di intervento all'interno di questo setting, l'efficacia percepita da terapeuti e pazienti, la relazione terapeutica, ed infine ci siamo chiesti se potevano esserci dei quadri psicopatologici con cui vi era una maggiore o minor difficoltà nel trattamento all'interno di questo setting. Il campione raggiunto ha coinvolto ben 339 terapeuti, di cui la maggior parte ad orientamento cognitivo-comportamentale, e la metà ha dichiarato di aver avuto precedenti esperienze già con questa modalità. Dall'altra parte abbiamo invece raccolto dei dati da 184 pazienti, quasi tutti anche in questo caso seguiti attraverso un trattamento ad orientamento cognitivo-comportamentale, di cui soltanto una piccola percentuale ha riferito di avere precedenti esperienze con questo tipo di setting. Rispetto ai risultati relativi all'adesione al setting telematico e al dropout, abbiamo ottenuto dei dati incoraggianti. Sappiamo che quasi tutti i terapeuti continuano a lavorare, seppur con percentuali diverse e quindi con un numero diverso di pazienti. Infatti,
infatti soltanto il 6% continua a seguire proprio tutti i pazienti precedentemente in carico. Chi non ha aderito ha riferito al proprio terapeuta di non averlo fatto prevalentemente per problemi legati alla privacy nell'ambiente domestico e a difficoltà economiche legate all'attuale emergenza. Questi dati sono confermati anche dalla parte dei pazienti, perché sebbene solo il 49% prosegue in modalità telematica una terapia già in corso, in realtà l'altra metà del nostro campione è composta proprio da persone che hanno iniziato ex novo un percorso di psicoterapia o ripreso un percorso passato proprio per l'attuale emergenza. Anche in questo caso, chi non ha aderito al setting telematico riferisce di non averlo fatto in linea con quanto detto dai terapeuti per problemi legati alla privacy o per la sovrapposizione agli impegni lavorativi in modalità smart working. Un dato che sembra interessante rispetto all'adesione al setting telematico fa riferimento proprio alla presenza di idee e pregiudizi legate alla terapia online. Sebbene infatti la maggior parte dei terapeuti attribuiscano il dropout dei propri pazienti al loro retaggio culturale e pregiudizio, e chi ha online expertise tra i terapeuti tende a farlo meno rispetto a chi non ce l'ha, d'altra parte però in realtà la quasi totalità del nostro campione di pazienti dichiara di non aver alcun tipo di pregiudizio verso questa modalità. Questo è un dato molto interessante, perché in realtà ci dimostra come i terapeuti tendano ad attribuire una maggior resistenza ai pazienti rispetto all'uso di questa modalità di quanto effettivamente in realtà facciano i pazienti stessi. Rispetto alle tecniche, le metodiche di intervento all'interno del setting telematico, un ruolo cruciale sembra giocare l'esperienza del terapeuta. Chi infatti ha una pregressa esperienza con l'uso della terapia online e l'utilizzo delle tecniche ritenute utili non sembra subire alcuna modifica, tant'è che vengono utilizzate senza differenze significative. Al contrario di chi invece non ha una pregressa esperienza con il setting telematico e riferisce maggiori difficoltà specificatamente nell'uso delle tecniche immaginative ed esperienziali. Tuttavia, la maggior parte dei pazienti dichiara non soltanto di non aver notato alcun cambiamento nelle procedure e nei metodi utilizzati dal proprio terapeuta, ma anzi si ritiene soddisfatta proprio riguardo al lavoro effettuato sui ricordi, sulle memorie e sulle esperienze traumatiche mediante proprio le tecniche immaginative. L'esperienza del terapeuta sembra giocare anche un ruolo fondamentale per quanto riguarda la ridefinizione o meno degli obiettivi terapeutici. Chi ha online expertise tende a lasciare immutati gli obiettivi terapeutici rispetto invece a chi non ce l'ha, che tende a ridefinire gli obiettivi del percorso terapeutico favorendo obiettivi a breve termine. Anche in questo caso però i pazienti rispetto a questo non osservano alcun cambiamento negli obiettivi terapeutici concordati. A prescindere comunque dagli obiettivi terapeutici ridimensionati o meno, un ruolo fondamentale sembra giocare all'interno del percorso in questa fase il tema del coronavirus, che sembra aver richiesto un supporto, un sostegno specifico, richiedendo quindi ai terapeuti una certa flessibilità rispetto agli obiettivi precedentemente stabiliti e favorendo tra le altre cose e tra gli altri interventi la self-disclosure. Questo dato è molto interessante perché è un po' in linea con alcuni dati presenti in letteratura che in realtà rivelano come all'interno della modalità telematica si tenda a avere una maggiore facilità nell'espressione di pensieri ed emozioni proprio in virtù della natura apparentemente impersonale di questa interazione, che tende quindi a diminuire l'inibizione dei partecipanti, in questo caso quindi non soltanto dei pazienti ma anche dei terapeuti. Questo dato è confermato anche dalla natura stessa del nostro campione, perché in realtà il fatto che la metà del campione analizzato di pazienti sia in realtà composto da chi ha contattato o ricontattato il proprio terapeuta proprio in questo periodo di emergenza esprime indubbiamente il bisogno di un supporto specifico legato all'emergenza della pandemia in atto. Rispetto al senso di efficacia esperita, i terapeuti ritengono di sperimentare agio ed efficienza nella comunicazione nel setting telematico, reputandolo quindi complessivamente efficace. D'altra parte, anche i pazienti complessivamente ritengono efficace questo tipo di setting, ma nel loro caso sembra giocare un ruolo importante il periodo di avvio del percorso terapeutico. Chi infatti ha iniziato ex novo un percorso
corso e quindi ha in mente soltanto il setting telematico, riferisce una maggiore efficacia, un maggior senso di sicurezza all'interno di questo setting rispetto invece a chi ha ripreso un precedente percorso di psicoterapia, che ha quindi in mente non soltanto il setting telematico ma anche quello standard, e riferisce quindi un minor senso di efficacia e anche di esperire un minor senso di sicurezza. Questo dato, che vediamo anche nel grafico ottenuto dalle analisi, è in realtà un dato molto interessante, perché è un dato controintuitivo rispetto a quelle che sono le aspettative un po' del nostro studio, ma anche più in generale dei terapeuti, che si aspettano tendenzialmente che sia più difficile avere a che fare con pazienti in questa modalità che non si è avuto modo, insomma, di conoscere in precedenza attraverso una relazione vis-à-vis. E quindi questo dato sembra appunto di sconfermare un po' questa aspettativa. Rispetto all'impatto emotivo del setting telematico sui terapeuti, anche qui l'esperienza sembra giocare un ruolo fondamentale. Infatti, chi ha una pregressa esperienza con la terapia online riferisce non soltanto un maggior senso di efficacia, ma anche fiducia e ottimismo, rispetto invece a chi non ha questa esperienza. I pazienti, nonostante reclamino alcuni aspetti peculiari del setting telematico, come la prossimità del terapeuta, lo spazio e l'ambiente, riferiscono fiducia e ottimismo rispetto al setting, proprio in linea con quanto riportato dai terapeuti. Quello che emerge però di significativo è una differenza rispetto all'esperire delle emozioni negative, che sembrano essere maggiormente esperite dai terapeuti rispetto ai pazienti stessi. Si tratta di stati d'ansia, impotenza e frustrazione, che appaiono però essere meno esperiti dai terapeuti che hanno una precedente esperienza con la modalità telematica. Questo quindi ci porta a supporre che in realtà questo dato e la presenza quindi di questi stati emotivi negativi sia non tanto riconducibile alla modalità telematica in sé per sé, quanto più che altro ad una preoccupazione legata alla performance. La relazione terapeutica, che è ampiamente dibattuta in letteratura, soprattutto rispetto al confronto tra setting standard e setting telematico, ha in realtà riscontrato nel nostro studio dei dati positivi. I terapeuti infatti dichiarano che non è cambiata né in termini di qualità, né di condivisione e né di comprensione degli stati mentali e delle emozioni. E questo sembra avvenire maggiormente nei casi in cui precedentemente viene una relazione vis-à-vis. Analogamente, i pazienti non solo percepiscono la relazione terapeutica stabile e sicura, ma sembrano farlo più dei terapeuti stessi. Rispetto invece alla curiosità che avevamo riguardo all'eventuale presenza di quadri psicopatologici con maggior difficoltà di trattamento all'interno di un setting telematico, i terapeuti hanno riferito come più faticosi da trattare il disturbo ossessivo compulsivo, il disturbo depressivo maggiore, il disturbo borderline e quello paranoide. In realtà però questi dati non trovano conferma nella parte dei pazienti, in cui non emergono invece difficoltà specifiche in relazione alla diagnosi. Questa discordanza però può essere riconducibile alla poca rappresentatività del nostro campione, in quanto è prevalentemente costituito da disturbo ossessivo compulsivo, da ansia generalizzata, disturbo di panico e disturbo di stress. E può essere inoltre dovuto anche ad uno scarso insight di chi ha un disturbo di personalità, che quindi non lo autoriferisce all'interno del questionario. Alla luce quindi di tutti i dati ottenuti, le aspettative e le prospettive future rispetto all'uso della terapia telematica sembrano essere complessivamente positive. I terapeuti infatti si dichiarano comunque tutti predisposti all'uso futuro di questa modalità, sebbene chi ha un'esperienza pregressa tenda ad esserlo maggiormente rispetto a chi non ce l'ha. E quindi rispetto a chi invece ha utilizzato questa modalità soltanto per l'attuale emergenza e quindi ha avuto modo di esperirla soltanto in relazione alla pandemia. Dall'altra parte però, sebbene tutti i pazienti si dichiarino predisposti a proseguire modalità telematica il proprio percorso di psicoterapia, chi ha proseguito un precedente percorso piuttosto che iniziato ex novo reclama il ritorno al setting standard per la mancanza proprio di un contatto diretto con il proprio terapeuta. Alla luce di tutto questo, quindi, vediamo un po' quali sono i limiti e i vantaggi della terapia telematica e passo la parola al dottor Femia. Grazie alla dottoressa Albanese per questa discussione dettagliata e puntuale dei risultati. In generale vediamo che la ricerca sino ad ora condotta disconferma un po' le credenze secondo cui il setting telematico in qualche modo vada a intaccare la relazione. Soprattutto chi ha un'interazione direttamente online, quindi ex novo come dicevi, non sembra riportare delle difficoltà rispetto al rapporto di fiducia e anche alla sicurezza esperita durante il setting. A conclusione di questo possiamo
possiamo dire che i nostri pregiudizi sulla terapia online, nostri intendo di noi terapeuti, in realtà non sono fondati, nel senso che poi abbiamo visto che di fatto la terapia online sembra funzionare quanto la terapia face to face. È chiaro che ci sono dei limiti, ci sono degli svantaggi, in particolare si perdono alcuni aspetti che hanno a che fare con alcuni canali sensoriali che riguardano lo stare nella stessa stanza, avere la possibilità di darsi la mano, di stare proprio nello stesso ambiente fisico. Quindi non stiamo dicendo che questa sarà la terapia del futuro, però dopodiché abbiamo anche visto che in realtà sia nella percezione dei terapeuti sia nella percezione dei pazienti si tratta di una terapia, quella online, che è una valida alternativa alla terapia tradizionale, al setting tradizionale, che peraltro offre anche qualche beneficio. Come dicevano i colleghi, abbiamo visto che per esempio tra i benefici c'è il fatto che alcuni pazienti facendo terapia nel loro ambiente naturale si sentono in qualche modo più protetti e quindi sono più disponibili per esempio nel parlare di contenuti che per loro sono più difficili e più dolorosi. Riguardo ai limiti, chiaramente uno di questi potrebbe essere legato alla natura del nostro campione, quindi ai soggetti che hanno delle condotte di ansia o di ansia fobica, perché forse paradossalmente il setting telematico potrebbe mantenere alcuni loro comportamenti fobici. Sotto stretto consenso del paziente si potrebbero registrare sedute e questo potrebbe consentire uno studio dell'andamento relazionale e quindi uno studio delle sedute con il paziente. C'è anche il fatto che ci sono anche dei limiti, in particolare legati al tema della privacy, alla difficoltà nell'avere uno spazio in cui fare psicoterapia e anche al fatto che appunto non tutti i pazienti lo vedono come un canale utilizzabile anche per loro caratteristiche personali. Per esempio ci possono essere più timori relativi alla privacy e alla possibilità di essere registrati. Quello che possiamo concludere che probabilmente si tratta di una terapia molto più faticosa per noi terapeuti, perlomeno io la trovo più faticosa, che però appunto offre tutta una serie di vantaggi e che non sembra essere meno efficace. Vi salutiamo sperando di esservi stati utili.